Ancora solidarietà per l'ospedale San Donato di Arezzo. Questa mattina sono stati infatti consegnati dall'associazione Banco Alimentare La Caccia 6 caschi ventilati che adesso andranno al personale sanitario. Siccome noi siamo un'associazione che ci occupiamo anche di solidarietà, abbiamo ritenuto opportuno di cercare di proteggere coloro che proteggeranno noi a suo tempo. Perciò io lo considero un investimento, non voglio esagerare, ma per il bene comune di tutti. Non ci sentiamo soli, il personale è molto unito e così come unito con la comunità. L'ospedale sta lavorando molto bene e anche il territorio sta gestendo bene le situazioni che sono poi la maggior parte di pazienti seguiti a domicilio. I caschi di protezione ventilati che creano uno spazio climatizzato, areato e controllato andranno adesso ai sanitari dei reparti in prima linea nella lotta contro il Covid. Diciamo che la priorità di questi mezzi è tra le rianimazioni e le subintensive, ok? Poi questi presidi non nascono come presidi Covid, sono stati equiparati dalla legislazione come presidi Covid, quindi quello che deve essere chiaro è che possono costituire una vestizione integrale, isolante, e questo tipo di casco associato a una mascherina FFP3 al di sotto vanno sul livello 4, cioè sul livello massimo di sicurezza di quelli che sono i microrganismi. Okay, oltre quello c'è l'isolamento con l'ossigeno se sono gas tossici ovviamente, però è il massimo livello di isolamento meccanico nei confronti del virus. Un bel gesto di solidarietà al San Donato arriva anche dal comune di Cortona. Alcuni imprenditori hanno donato a noi le FFP3, ma evidentemente noi non li utilizziamo perché non c'è necessità di utilizzarli, quindi preferiamo darli a chi è esposto, quindi agli operativi, in questo caso alla rianimazione, che ringraziamo per il lavoro e per l'impegno profuso che dimostrano giornalmente. Ringrazio anche il direttore generale e tutti i responsabili perché state facendo un grandissimo lavoro. Sono oro prezioso, sono collocati, come ha detto il sindaco, nell'area di rianimazione, che è quella prevalentemente individuata nell'uso per le manovre che compie e che quindi potrebbero esporre a rischio gli operatori. Sono materiale prezioso perché sono di difficile trovabilità, insomma, e quindi diventano dei doni assolutamente fondamentali per tutti gli operatori. Ecco.